www.abiglobalservice.com. In occasione di Buongiorno Parmense dello scorso giovedì, vi ricordo che Buongiorno Parmense va in onda alle 11 di ogni giovedì in diretta sul canale 88 Radio Telepennino Parma e anche sul nostro canale YouTube youtube.com/tgparmense, così come sulla pagina Facebook. Abbiamo intervistato il presidente della provincia Diego Rossi, che è anche sindaco di Borgotaro. Qui abbiamo posto il tema del fatto che le nuove tecnologie e la connessione veloce possa dare nuove opportunità ai territori dell'Appennino. Io credo che possa essere molto interessante la prospettiva della fase post-pandemica. Tutti ci stiamo abituando a usare questi strumenti, come stiamo facendo anche noi questa mattina. La connettività digitale, oltre che fisica, sarà assolutamente prioritaria e quindi anche, e non solo, ci sarà una rivalutazione anche dei contesti abitativi dove è possibile avere, con costi più bassi, spazi maggiori. E in questo le aree interne... Consumo del suono minore, perché continuiamo a vedere espansioni di consumo di suono in pianura quando ci sono borghi in Appennino che stanno morendo. E quindi anche quello, certo, grazie allo smart working potrebbe essere un'opportunità. Ma quindi c'è la volontà, secondo lei, di introdurre delle norme che spingano dipendenti pubblici a lavorare di più in smart working e quindi non doversi spostare verso la città perché possono lavorare anche da casa loro o no? Ma non solo, non solo i dipendenti pubblici, penso anche ai grandi gruppi. È chiaro che una piccola impresa artigiana o un piccolo terziario fa più fatica, per ovvie ragioni, ma vedo che, seguendo un po' dall'osservatorio anche istituzionale, ma anche da quello che si legge, da quello che si percepisce, dai tavoli di confronto istituzionale, penso al tavolo del patto per il lavoro, ad esempio, cioè emerge sempre di più la volontà da parte anche del mondo del lavoro e dei datori di lavoro di sfruttare questa opportunità, di usarla come un'opportunità, no? Anche quella dello smart work, naturalmente in maniera bilanciata, integrata con quelle che sono le organizzazioni lavorative, ma mi pare che, insomma, anche nelle fasi dei rinnovi contrattuali che sono in corso, questo sia un oggetto, un punto di interesse importante. Quindi io vedo una prospettiva, vedo veramente una prospettiva, anche perché, guardate, parlavamo prima di clima. Noi ci stiamo preoccupando giustamente oggi della pandemia e dobbiamo uscire da questo. Ci stiamo abituando alla necessità di vivere in spazi più larghi e le aree interne, le aree appenniniche ne hanno. Il clima sarà un altro dei plus di queste zone. Se oggi vivere in quelle zone ha ancora delle penalizzazioni, tra vent'anni, tu dicevi come saranno tra vent'anni, per motivi di clima e forse anche per motivi sociosanitari, vivere in quelle zone sarà un privilegio.